Ci troviamo a Calcio, una piccola cittadina della pianura padana non lontana da Bergamo. Questa è un'area particolarmente nota per la sua produttività. Del resto si trova in una delle regioni più operose del nord Italia, la Lombardia. In questi luoghi lavorare ed essere produttivi è un fatto che va oltre l'aspetto economico. È il modo per sentirsi parte della comunità. Potremmo dire che è una sorta di religione che questa gente fiera e implacabile rispetta senza distrazioni. Nel 2020 però la tempra di questa gente ha subito una dura prova, poiché quest'area, più di altre, è stata colpita dalla terribile epidemia di Covid-19. Una tragedia senza precedenti, che ha mietuto migliaia di vittime lasciando segni ancora visibili, ma che non hanno piegato lo spirito di questa gente fiera e instancabile. Ne è un esempio la famiglia Pesenti, che da 70 anni gestisce e fa crescere l'azienda omonima fondata da nonno Giacomo, che scese dalle montagne con le tasche piene di sogni. Gianluigi è il capofila della nuova generazione dei Pesenti. In qualche modo, questo trentenne dai modi cortesi e gentili potrebbe essere un esempio di come sarà la nuova generazione di allevatori. Gianluigi ha infatti conseguito una laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, una formazione scientifica decisiva per avere maggiore padronanza del mestiere di allevatore, che però non può prescindere dall'indispensabile esperienza che si matura solo in stalla. Come tanti giovani che prendono le redini dell'azienda di famiglia, Gianluigi si è dovuto confrontare con la puntuale diffidenza di chi lo ha preceduto. Ma le frizioni tra la vecchia e la nuova generazione lo hanno messo a dura prova, fino al punto di pensare di abbandonare tutto. Sono Gianluigi, ho 31 anni e gestisco l'allevamento di famiglia dal 2014. L'allevamento è composto da 650 capi totali, di cui 290-295 circa sono in lattazione, e ogni giorno consegniamo all'incirca 105-110 quintali di latte. La nostra azienda agricola nacque a Gaverina, un piccolo paese della Val Cavallina. Negli anni 50 poi mio nonno, durante la trasumanza dei bovini, arrivò casualmente a Calcio, notò questo appezzamento di terra in vendita, che all'epoca era solo una casa e qualche terra, e decise di comprarlo. E da lì cominciò a investire fino ad arrivare all'azienda che siamo oggi. Con me in azienda lavorano mio cugino Mattia, mio cugino Giacomo, sono le due persone con cui lavoro a stretto contatto. Poi c'è mia sorella che gestisce la contabilità e quindi abbiamo in continuazione dei scambi di vedute anche per quanto riguarda il discorso economico degli investimenti, e la mia compagna che gestisce la vitellaia e la gestisce con la sensibilità che solo una donna può avere. Ho deciso di orientare la mia vita dedicandola alla vacca da latte perché credo che sia la mia passione. Ho deciso di fermarmi in allevamento perché già ci lavoravo prima e ci lavoravo durante gli studi universitari e vedevo che nel mio allevamento c'erano margini di miglioramento enormi, e quindi era un'occasione anche per me di mettermi in gioco e volevo cercare di capire se sarei riuscito poi a metterli in campo. Quello che stiamo cercando di fare è cercare di dare a tutti almeno un giorno di riposo settimanale per poter ricaricare le pile. Per fare ciò è fondamentale gestirsi, organizzarsi, fare dei protocolli in modo che il lavoro sia ben organizzato e ognuno abbia un po' di tempo libero per sé. I miei amici difficilmente concepiscono il mio lavoro e quindi spesso fanno fatica a capire come io possa lavorare così tante ore, 365 giorni l'anno.
però sono estremamente convinto che le soddisfazioni che dà questo lavoro nessun altro lavoro le può dare. Intendo dire che nasce una sorta di empatia, di rispetto, di stima reciproca per gli animali e per tutto quello che ruota attorno all'allevamento. Quando ho deciso di fermarmi in allevamento avevo le idee chiare, avevo degli obiettivi e un progetto ambizioso. Ero però consapevole che le persone che mi affiancavano in quel preciso momento non erano compatibili con quella che era la mia visione. Come spesso capita in queste situazioni, si creano degli attriti tra la vecchia generazione e la nuova, perché è un tipo di lavoro che ti porta ad avere un'elasticità mentale e un'apertura al cambiamento limitate, perché spesso si lavora per tutta la vita confinati nella propria realtà. Uno degli scontri maggiori che c'è stato tra noi giovani e la vecchia generazione è il progetto di questa stalla. Per noi giovani era un'esigenza imprescindibile per poter continuare l'allevamento, mentre per la vecchia generazione questa stalla era un investimento totalmente superfluo. Con questa stalla i miglioramenti sono stati enormi, siamo migliorati sia da un punto di vista produttivo che riproduttivo, la produzione di latte è aumentata in maniera vertiginosa e anche la fertilità è praticamente raddoppiata. I risultati della nuova gestione sono visibili a tutti, però mio papà, mio zio e tutti quelli che rappresentano la vecchia generazione non verranno mai a farmi complimenti perché sono comunque molto orgogliosi e semplicemente mi lasciano carta bianca e non mi remano più contro, ecco, diciamo così. Questo è un po' il loro modo per dirmi che le cose vanno bene e che sono stato bravo. Allora, i miei cugini sono stati importantissimi perché quando loro sono arrivati hanno sposato da subito la mia mentalità. E quindi diciamo che la mia squadra si è rinforzata e io ho avuto un supporto non da poco. Diciamo che il loro arrivo è stato determinante e probabilmente senza di loro non ci sarei mai riuscito. A tutti i giovani che come me hanno vissuto dei conflitti con la generazione precedente, consiglio solo di non mollare. Ci saranno dei momenti di sconforto, ma l'importante è non mollare perché prima o poi le cose cambiano e cambiano positivamente. Adesso il mio lavoro è cambiato completamente. Io dedico il mio lavoro per cercare di migliorare o nel caso prevenire e dedico il mio lavoro a piani di accoppiamento, a test genomici, cosa che prima non avevo neanche tempo, perché prima dovevo gestire il problema e il problema non mancava mai. Adesso è un lavoro completamente diverso, adesso si guarda in avanti. In questi ultimi anni abbiamo avuto lo stesso numero di nascite di vitelle femmine che avevamo negli anni scorsi. La differenza è che il numero di animali che ha lasciato l'allevamento si è ridotto perché il livello di benessere è aumentato. Si è generato quindi un surplus di animali giovani che abbiamo deciso di testare in modo da selezionare i migliori, quelli compatibili con quella che è la nostra selezione, ovvero animali più longevi e più sani. Per migliorare la qualità della vita nostra e dell'animale abbiamo deciso anche di investire in strumenti tecnologici per il monitoraggio di quei parametri che l'occhio umano non può vedere. E mi riferisco a sistemi di monitoraggio della ruminazione, dell'attivometria, sistemi di monitoraggio della produzione del latte, della conducibilità. Un sistema che ad oggi manca nel mio allevamento è la localizzazione dell'animale. Se noi avessimo a disposizione uno strumento che ci dica quell'animale è lì, ci farebbe risparmiare un sacco di tempo. Pierluigi è il veterinario aziendale da circa 15 anni, non è una persona gelosa del suo mestiere. Quando io avevo bisogno lui mi spiegava, mi faceva vedere anche le robe manuali che magari non erano di mia competenza. E anche nella mia crescita e nella mia battaglia, definiamola così, contro la vecchia generazione, lui è stato fondamentale. È stato anche intelligente perché è sempre rimasto dietro le quinte, però lui ha sempre capito che direzione volevo dare al mio allevamento e mi ha sempre supportato. Mattia, 24 anni. Questo ragazzo sempre allegro e positivo è il cugino e braccio destro di Gianluigi.
anche lui laureato in scienze e tecnologie delle produzioni animali, è stato ed è un sostegno fondamentale per Gianluigi, soprattutto nel dimostrare l'efficacia dei nuovi metodi di allevamento che la vecchia generazione resisteva ad introdurre. Sono Mattia, ho 24 anni. In azienda mi occupo principalmente della gestione della stalla, del postparto, delle fecondazioni, seguo gli animali durante la mungitura, dopo la mungitura. In sintesi quindi sono una sorta di capostalla affiancato comunque sempre alla figura di mio cugino Gianluigi. Sto terminando il mio percorso di studi in scienze e tecnologie delle produzioni animali, che sostanzialmente è un corso di laurea dove si impara a gestire l'allevamento a 360 gradi. Io e mio cugino abbiamo 8 anni di differenza circa. Siamo bene o male sempre cresciuti insieme, logico, tenendo rapportato la differenza di età. Lui ha cercato sempre di coinvolgermi fin da piccolo, anche quando avevo altre idee per me, come per esempio il calcio. Lui mi ha sempre tenuto, diciamo, questa porta aperta, fino a quando poi, finite le superiori, mi sono trovato di fronte a un bivio. E lui, nonostante tutto, nonostante magari abbia mostrato scarso interesse prima di decidere questo percorso, non si è mai dato per vinto e diciamo che abbiamo sempre avuto un rapporto aperto, sempre diretto, coltiviamo anche molti interessi comuni e quindi la somma di tutte queste cose ha fatto sì che, diciamo, si formasse questa intesa e poi questa squadra. A mio cugino direi grazie, mi ha fatto scoprire un mondo, oltre a questo mi sta insegnando anche a gestire una stalla a 360 gradi, cosa che non è assolutamente scontata, e anche nel mio percorso universitario mi sta aiutando tantissimo, perché comunque lui certe cose le ha vissute prima, le ha provate prima, e senza in nessun modo influenzarmi, ma comunque facendomi sempre delle critiche costruttive, lui riesce sempre a farmi andare per la giusta strada. Una cosa che sto constatando è che lui veramente difficilmente sbaglia, cioè una cosa che dice lui 99% è così. Il rapporto con mio cugino si è consolidato affrontando anche il cosiddetto conflitto generazionale che avviene normalmente in qualsiasi azienda quando c'è un cambio di gestione, un cambio soprattutto di mentalità. Secondo me siamo riusciti a superare quel momento difficile in cui c'era vecchia generazione contro nuova generazione, stando uniti, remando sempre dalla stessa parte, trovando tante volte dei compromessi anche, ma soprattutto portando dei risultati non indifferenti, sia in termini di gestione aziendale, ma soprattutto anche in termini economici. In questo modo loro, diciamo, la vecchia generazione non aveva tanto da sindacare. Insieme all'utilizzo della tecnologia, sia che mio cugino, abbiamo deciso di introdurre l'utilizzo della genomica e quindi di fare test genomici sulla rimonta, sul giovane bestiame, poiché abbiamo constatato che con l'aumento del benessere animale e miglioramento del management aziendale abbiamo un'eccedenza di giovane bestiame e quindi ci auspichiamo che con questo utilizzo di questi test genomici possiamo sostanzialmente selezionare gli animali più longevi e quindi più sani. Per fare questo, un tecnico specializzato viene a prelevare dei campioni direttamente dall'animale e una volta effettuato il test ci vengono forniti dei dati su un software specifico che ci permette di selezionare gli animali migliori. Ci dicono che la nostra azienda viene considerata un'azienda d'eccellenza. Se è vero, credo che l'ingrediente principale l'abbiano messo i nostri predecessori, ovvero quello di fornirci un'azienda comunque sana,
dal punto di vista economico, che quello diciamo che non guasta mai. Però mi sento anche di dire che il salto di qualità l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo noi giovani, io, mio cugino Gianluigi e mio zio Giacomo. Quindi in conclusione mi sento di dire che magari adesso l'eccellenza non è neanche ancora completa, ma sicuramente faremo di tutto per arrivarci. Lei è Alessandra, sorella maggiore di Gianluigi. 36 anni, lavora nell'azienda di famiglia in qualità di contabile per tenere sempre i conti in ordine. Anche lei, come Mattia, è stata un importante supporto per Gianluigi nell'innovazione dell'azienda. Essendo la sorella di Gianluigi, sono stata testimone di diverse discussioni tra la nuova e la vecchia generazione, e discussioni che a volte capitavano quasi quotidianamente, soprattutto lo scorso anno quando si stava costruendo la nuova stalla, quindi c'erano punti di vista completamente opposti e quindi io mi trovavo a gestire un po' e a mediare tra due figure, ecco, mio padre e mio fratello, i miei cugini e i miei zii. Essere testimone di questi conflitti non è stato facile, però siamo riusciti a superarli, anche perché la nuova generazione ha dimostrato di saperci fare. Comunque i risultati sono arrivati, stanno arrivando, e quindi questa cosa è stata un po' la svolta positiva che ha un po' rasserenato l'ambiente, e quindi si spera di continuare così. Quello che vorrei che la vecchia generazione capisse è che dovrebbero, arrivati a questo punto, avere la capacità di fare un passo indietro, perché comunque i giovani stanno dimostrando di essere lungimiranti, di essere preparati, e una grossa differenza che ho trovato tra la nuova generazione e la vecchia generazione è che la nuova generazione non teme il confronto con altre realtà, anzi lo cerca per migliorarsi e per stare al passo coi tempi, cosa che invece la vecchia generazione è mancata. Con mio fratello ho un bellissimo rapporto, ci diciamo tutto. Vorrei che continuasse così, perché è arrivato fino qui e ha bisogno di supporto e ci siamo. Ecco Pietro, lo zio di Gianluigi. Un uomo docile e moderato, con uno sguardo sempre accogliente e gentile. 59 anni, lavora instancabilmente in azienda, in principio al fianco dei suoi fratelli, oggi con i suoi nipoti, di cui è un fierissimo sostenitore. Mi chiamo Pietro, ho 59 anni e io qua faccio il responsabile della sala mungitura. Questa azienda l'ha fondata mio papà, era in montagna, in un paesino, qua è sceso negli anni 50. Eravamo in 10, 5 fratelli e 5 sorelle. I 5 fratelli si sono fermati col papà a costruire l'azienda. L'azienda si chiamava Pesenti Giacomo, Cascina Fiacca. Quando mio nipote ha finito l'università, che è venuto in stalla 365 giorni all'anno, mi sono reso conto che lui aveva la capacità di portare avanti l'azienda. Purtroppo c'è stato un periodo quando sono diventati giovani che con la loro tecnologia, diciamo, noi eravamo un po' titubanti, ma invece abbiamo capito che era una cosa giusta da fare per migliorare l'azienda e per stare anche, diciamo, sul mercato. Sono cose un po' naturali nel cambiamento della generazione, che il papà o lo zio cerca di dare un consiglio, magari non è anche giusto, però cerca di darlo. La diffidenza si è sciolta quando noi siamo andati a vedere delle aziende già innovative e abbiamo capito che c'erano dei risultati migliori delle nostre, che era ancora vecchia. La soddisfazione più grande a fare questo mestiere è stata quando hai lavorato sulla genetica, vedevi l'animale a migliorare, a rendere di più e a star bene. Qua lì era una soddisfazione, perché vuol dire che avevi fatto una cosa giusta. Le vecchie generazioni, un po', diciamo, come la mia,
Mi piacerebbe dare più spazio ai giovani, perché io ho visto con i miei nipoti, lasciando spazio, ho visto che ho migliorato l'azienda, perciò bisogna dare spazio ai giovani. Lui è Pierluigi Lissana, il veterinario dell'azienda Pesenti. Dietro l'apparenza di duro marinz della bugiatria si nasconde una grande sensibilità e una passione viscerale per il suo lavoro. Segue l'azienda Pesenti già da prima che la nuova generazione ne prendesse le redini e nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova gestione il suo ruolo è stato particolarmente decisivo pur rimanendo apparentemente imparziale. Sono Pierluigi, ho 50 anni e da 12 anni sono veterinario dell'azienda Pesenti di Calcio. Mi occupo delle vacche da latte perché è la mia passione. Mio padre aveva un'azienda di vacche da latte che ho seguito personalmente anch'io. Dopo la laurea mi sono dedicato quasi esclusivamente alla bugiatria. Quando ho iniziato a lavorare con questa azienda, la gestione era dei quattro fratelli, molto affiatati tra di loro, grandi lavoratori. Con l'ingresso della nuova generazione c'è stato un salto di gestione, all'inizio non semplice, perché c'è stata una opposizione all'introduzione di nuovi meccanismi di lavoro, nuova gestione. Successivamente, quando sono arrivati i primi risultati, anche i genitori si sono accorti che era utile portare delle innovazioni gestionali e manageriali. Durante il cambio di generazione il mio ruolo è stato di mediazione. Ho appoggiato nuovi cambiamenti facendo un po' di interlocutore tra la nuova e vecchia generazione. Negli ultimi anni è stata fatta una nuova struttura, una nuova stalla, con tutta la tecnologia disponibile sul mercato, con dei risultati eccellenti sulla produzione, riduzione delle patologie, riduzione dell'uso di farmaci, soprattutto degli antibiotici, e la produzione e la fertilità ha avuto un miglioramento evidente a parità di condizioni. A un'azienda che vuole diventare d'eccellenza come questa, suggerisco di copiare i migliori, migliorare l'efficienza gestionale, riproduttiva, migliorare il benessere, puntare molto sul benessere. Serve tempo e costanza, ma i risultati si ottengono sicuramente. Ai giovani che si trovano in condizioni analoghe di questa azienda, suggerisco di fare come Gianluigi, studiare, informarsi, approfondire le tematiche gestionali e successivamente essere molto diplomatici, introdurre un cambiamento passo passo, che verrà sicuramente apprezzato dalle vecchie generazioni. Nell'arco dei 24 anni della mia attività lavorativa il lavoro è cambiato, è diventato anche un lavoro di consulenza. Ad esempio, periodicamente ci troviamo con gli allevatori, facciamo un'analisi di dati oggettivi che i software al giorno d'oggi rendono disponibili, si valuta il nostro lavoro e si conferma la buona attività o si mettono in atto dei cambiamenti gestionali per migliorare l'efficienza. In questa azienda abbiamo introdotto l'uso della genomica dopo un'accurata analisi con la proprietà, con l'obiettivo di migliorare il valore genetico degli animali e accorciare i tempi per ottenere animali più produttivi con minori problemi sanitari e aumentare l'efficienza produttiva e riproduttiva. Al giorno d'oggi, secondo me, un'azienda d'eccellenza non può non avere i sistemi di monitoraggio degli animali. Infatti io li suggerisco vivamente per chi vuole fare il salto di qualità. Secondo me il ruolo del veterinario nei prossimi anni avrà un'evoluzione. Dovrà diventare più un consulente che affianca l'allevatore nel migliorare l'efficienza riproduttiva, gestionale. In conclusione, il veterinario sarà il garante della qualità del prodotto che andrà al consumatore. Salutiamo la famiglia Pesenti e questi giovani coraggiosi che confermano l'estro,
la progettualità e la passione italiana, presente più che mai in questa generazione che fa scorrere nuova linfa in un mestiere antico. Salutiamo la gente bergamasca levandoci il cappello, davanti a chi non si è fatto piegare da una tragedia senza precedenti, che ha seminato tanto dolore e lutto. Salutiamo questa parte d'Italia che ci conferma quanto siamo speciali e che ci dà il coraggio di andare avanti.